Nel paese dei giganti. Tempo fa, quando i guerrieri vichinghi dominavano i mari del nord, c'era una terra chiamata Asgard, dove vivevano gli dei più potenti dell'universo. Nel cuore di una natura circondata da alberi frondosi, splendeva un palazzo d'argento. Qui vivevo Dio, il re di tutti gli dei. Una mattina Odino uscì dal palazzo per vedere se, come al solito, i troll e i giganti non fossero intenti a dare fastidio agli umani. Improvvisamente, brum! Un misterioso boato ruppe il silenzio. Prima che Odino riuscisse a scoprire che cosa stava succedendo, Hagin e Mummin, i suoi fidati corvi, gli portarono notizie di Midgard, il mondo degli umani. Strane tempeste stavano devastando la terra. Per mille une, gridò Odino. Frigg! Hai filato tu quelle nuvole laggiù? La moglie di Odino, che aveva il compito di filare le nuvole, scrollò le spalle. Ci scommetto che questo è uno scherzo dei giganti. Bisogna dare una mano agli umani. Thor, il più forte dei figli di Odino, arrivò immediatamente al palazzo del padre. Li sistemo io, i giganti, proclamò il dio del tuono. Loki, il dio della cattiveria, era pronto ad affrontarlo nella sua avventura. Il dio del tuono era così forte che riusciva a sollevare montagne enormi con le sole braccia. Con il suo poderoso martello magico abbatteva qualunque ostacolo, niente poteva fermarlo. Chi meglio di lui avrebbe potuto affrontare i terribili giganti? Prima di partire per la terra dei giganti, Thor andò a cercare i suoi due aiutanti, Thjassi, veloce come il fulmine, e sua sorella Roskva, la ragazza più sveglia di Midgard. Lo accompagnavano in molte delle sue avventure, a bordo di una nave rapidissima. Loki, Thor e i suoi piccoli amici affrontarono mari profondi e impetuosi finché all'improvviso. Guardate laggiù, gridò Thor. È la grotta del gigante Utgarda Loki. Ci scommetto che le tempeste sono opera sua. Benvenuti, disse Utgarda Loki. Per arrivare fin qui avete fatto un lungo viaggio. Accomodatevi, gustate uno spiedino di balena. Thor aveva già l'acquolina in bocca, ma Loki lo fermò prima che divorasse la balena intera. Non ci inganni, Utgarda Loki. Sappiamo che tu sei tu a creare le tempeste a Midgard. Lascia subito in pace gli umani! Il gigante sorrise. Si grattò il naso, aprì la finestra e fece uno starnuto potente e fragoroso. Eccii!
Sono un po' raffreddato, disse Utgarda Loki. È questo che dà fastidio agli umani. Bene, che vengano a dirmelo quelle formiche insignificanti. Accidenti a te, ringhiò Thor. Gli umani non possono vincerti, ma noi siamo molto più potenti di qualsiasi gigante. Possiamo vincerti in qualsiasi battaglia. E adesso te lo dimostreremo. Loki si batté con il gigante più affamato per vedere chi avrebbe mangiato più in fretta. Ma non riuscì a vincere perché il suo avversario si pappò perfino al tavolo e le sedie. Tialfi fece una corsa con il gigante più lento del castello, ma non ce la fece a vincere perché il suo avversario era più rapido del vento. Roskva giocò a scacchi contro il gigante più tonto del regno. Ma la partita fu così lunga che non poté vincerla perché si addormentò. Quando arrivò il turno di Thor, Utgarda Loki si chiese di fare una cosa molto semplice: bere tutta l'acqua contenuta in un corno enorme. Bevesse, il corno non si svuotava mai del tutto. Ti darò ancora due possibilità, Thor, continuò il gigante. Se è vero che sei tanto forte, cerca di sollevare il mio gatto. Thor cercò con tutte le sue forze di sollevare il gatto, ma riuscì solo ad alzargli una zampa. Infine il dio del tuono dovette vedersela con la gigantessa più vecchia del castello, ma pur spingendola con tutte le sue forze non riuscì a smuoverla nemmeno di un pelo. Guardate, Thor si è vantato di poterci vincere tutti e non ce la fa nemmeno con mia nonna, lo sbeffeggiò un gigante. Thor abbandonò la grotta di Utgarda Loki assieme ai suoi compagni. Era arrabbiatissimo. Non avevano vinto nessuna prova. Non erano neppure riusciti a sollevare il gatto di Utgarda Loki. A quel che era peggio di tutto, non erano riusciti a fermare le tempeste di Midgard. Non scoraggiatevi, dei di Asgard, disse il gigante. È vero che non avete vinto, ma non sempre le cose sono come sembrano. Ho usato i miei poteri magici per avere la meglio su di voi. Volete sapere contro chi vi siete battuti in realtà? Loki ha gareggiato contro l'orso più affamato del mondo, Tialfi contro il vento che nessuno può superare, Roskva contro il gigante più noioso del regno. E tu, Thor, hai cercato di bere il mare quanto al mio gatto, che è in realtà un serpente gigante. E la vecchia che hai cercato di smuovere era il mondo intero. Però per il vostro coraggio e il vostro impegno placherò le terribili tempeste di Midgard. Loki e i suoi piccoli amici ritornarono felici a Midgard.
Sappiamo che non avete sconfitto Utgarda-Loki, disse la madre di Tialfi e Rostva. Però non vi siete dati per vinti e grazie a voi la pioggia ha smesso di cadere. Insieme i vichinghi e gli dei festeggiano la pace su Midgard. Fine.